Ciao a tutti ragazzi, avete appena visto una carrellata di immagini di questo Meizu Pro 6. Io ringrazio subito iBuyGo che come sempre sono velocissimi nella spedizione e nella consegna. Ricordo di utilizzare la consegna DHL perché con quella riuscirete a evitare dazi doganali e soprattutto a riceverlo nel giro di 5 giorni dal vostro pagamento. Ma parliamo di Meizu Pro 6, parliamo di caratteristiche, giusto per dare un'inquadratura. Abbiamo Android 6.0, le dimensioni sono di 147.7 mm di altezza, 70.8 di larghezza, 7,3 di spessore, 160 grammi di peso. Il processore chipset MediaTek Helio X25 MT6797T, dual core 2.5 GHz Cortex A72, quad core 2 GHz Cortex A53 più quad core da 1.4 GHz Cortex A53, quindi un Deca Core 64 bit, la GPU è la Mali T880 MP4, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, espandibili, non espandibili. Ho letto in giro, dicevano espandibile, io ho aperto sinceramente il carrellino ed è dual SIM, ma non permette di mettere una SD. Per quanto riguarda lo storage, ho detto 64 GB, ma ho sbagliato, la mia versione è da, come potete vedere, 32 GB, di cui disponibili 29, ne ho già occupati un po'. Per quanto riguarda poi il display, è un 5.2 pollici Full HD 1920x1080, Super AMOLED, devo dire veramente un bellissimo display, e la distanza tra il vetro e il display è veramente ad alti livelli. Come l'ho aperto, ho detto, cavoli, un iPhone con la Flyme, veramente bellissimo, ecco, il display mi piace molto e soprattutto questo AMOLED, così come prime impressioni, lo sto utilizzando da stamattina, devo dire sicuramente molto interessante, ed è coperto da un Corning Gorilla Glass 4. Inoltre abbiamo anche la tecnologia Force Touch, quindi premendo su un'applicazione di sistema, perché tutte le altre applicazioni non hanno assolutamente il Force Touch, premendo più forte viene fuori il menu come abbiamo già visto su iPhone e come andremo anche a vedere su Huawei P9 Plus. Fotocamera posteriore, l'ho provata, sinceramente non mi sembra eccezionale, probabilmente sono abituato male con gli ultimi dispositivi, ma la devo studiare meglio, per adesso non do giudizi, ma non mi sembra eccessivamente bella. 21 megapixel con flash LED, vedete, circolare, invece questo è molto carino, apertura 2.2. E abbiamo la messa a fuoco laser che anche qua non mi è sembrata particolarmente reattiva. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, invece adesso qua ho sballato tutto. Per quanto riguarda la fotocamera frontale è una 5 megapixel e fa buone foto. La batteria è da 2560 mAh, anche qui da testare, troppo presto per parlarne. Ma vi do giusto qualche prima impressione, perché ormai lo sto utilizzando da qualche ora. Devo dire che i materiali sono veramente bellissimi. Abbiamo l'ingresso Type-C, abbiamo lo speaker, abbiamo il microfono, abbiamo l'ingresso per la cuffia, un altro microfono qua sopra, sulla parte sinistra il carrellino per il dual SIM, sulla parte destra l'accensione e spegnimento e il volume rocker. Il display, vi dicevo, è veramente bellissimo. Frontalmente è un iPhone con delle cornici ridottissime, veramente molto bello. Il pulsante con lo sblocco con l'impronta digitale, fantastico, però deve essere premuto, non basterà appoggiare il dito. Pulsante che anche ha in back, quindi nel momento in cui entriamo in un'impostazione, per esempio Other Account, possiamo tornare indietro toccando il pulsante. Purtroppo non abbiamo la lingua italiana perché è la versione cinese, ma presto arriveranno guide, non da parte mia, ma da chi compete in questi argomenti, come installare praticamente la lingua italiana su questo prodotto. Per il resto però devo dire che si riesce a utilizzare benissimo, come tastiera ho già impostato Google Keyboard, nonostante la tastiera di sistema era molto bella, però non mi piace il fatto che non posso eliminare il layout inglese, quindi spesso vado a cliccare magari su inglese e quando scrivo parole che poi corrette fanno il delirio, quindi sono andato sulla tastiera Google che almeno sono sicuro funzioni bene. Per il resto mi sembra funzioni tutto alla grande. L'unica cosa negativa di cui vi parlo subito è il fatto che il Wi-Fi non vede le reti 5 GHz e su un top di gamma di questo calibro sinceramente mi dà abbastanza fastidio. Come potete vedere vede le mie Fastweb 1 Dani 2.4, ma non vede la 5 GHz che vi assicuro c'è, e onde evitare che qualcuno dica non è vero, ci stai raccontando una frottola, io vi faccio giusto vedere qui. Sul mio P9 Plus, vedete, sono connesso a Dani 5, mentre, come vedete,
Purtroppo, e questa è veramente una pecca che mi dà particolarmente fastidio, non vede la rete 5 GHz. Fluidità mi sembra veramente altissima, non ho notato impuntamenti, poi andremo a fare anche un test RAM. Multitasking, come sempre, quello delle ultime Flyme che abbiamo già visto. Devo dire che di per sé il dispositivo è molto carino, anche la fotocamera, vedete qui, la messa a fuoco è abbastanza rapida, ma non è sicuramente delle più rapide. Lo scatto anche qua abbastanza rapido, ma non il più rapido. Poi andrò a fare poi nei prossimi giorni nella recensione, mostrerò per bene tutte le foto e come si comporta effettivamente. Quello che sono curioso di testare principalmente è la batteria. Io spero di riuscire con ADB a inserire More Local e a localizzare tutte le app in italiano in modo da riuscire a sfruttarlo al massimo, non che avendoceli in inglese non riesca a sfruttarlo al massimo, però per esempio ci sono alcune applicazioni che in inglese mi danno particolarmente fastidio e probabilmente non le utilizzerei, quindi per non forzare l'utilizzo, ecco, diciamo, cercherò di mettere More Local con ADB. Per il resto ho scaricato tutto, vedete, ho scaricato il Play Store dallo store di Meizu, ho messo dentro i miei account, le notifiche per adesso arrivano tutte, Accident Insurance, boh, vabbè, roba cinese, e devo dire che materiali, form factor, tenerlo in mano, display, mi sembra veramente ottimo. Ho fatto anche una chiamata e devo dire si comporta molto bene. Quindi ci vediamo nei prossimi giorni con i vari test RAM, test benchmark e poi tra una settimana la recensione completa. Io ricordo che l'acquisto di questo dispositivo lo potrete fare presso www.ibuygo.com, trovate il link in descrizione e comunque nell'unboxing scritto. Io ringrazio ancora iBuyGo, fatemi tutte le domande che volete fare su questo dispositivo, nella recensione risponderò a tutti. Ciao ragazzi, da Daniele per Spazio iTech.